mille per ringraziamento Alessandro e gli amici per il gradito invito. È sempre un piacere parlarvi di queste cose. Io innanzitutto vi faccio i complimenti perché siete degli eroi che il sabato siete ancora qua a sentire parlare delle nostre questioni di coscienza e cose correlate. Vi devo parlare di qualcosa che è abbastanza affascinante perché, come avrete visto spesso e volentieri, nella cronaca di tutti i giorni, soprattutto nei casi di omicidi efferati, viene prima o poi esce sempre l'ipotesi della natura epilettica di alcune problematiche dissociative. Chiaramente vi faccio vedere di che cosa vi parlerò molto brevemente, quindi vado rapido. Non vi voglio spaventare sulla parte organica, perché in realtà vi dico delle cose molto generali, poi vi accorgerete che sono praticamente tutti video, perché siccome sapevo che può essere faticoso arrivare a quest'ora, ho cercato di rappresentare proprio clinicamente la cosa senza parlare troppo di nosografia e di tassonomia. Un attimo solo. Allora vi dico subito il perché l'epilessia è una fondamentalmente una finestra sulla coscienza, perché sapete che è un fenomeno di tipo clinico che prevede per l'appunto delle crisi che sono delle alterazioni delle funzioni neurologiche, e molto spesso sia nelle forme parziali che nelle forme generalizzate c'è ovviamente l'implicazione con disturbo della coscienza. Questa qui è l'ultima delle classificazioni, dove vedete che nelle crisi focali già viene segnalato il fatto che ci sono crisi focali che possono essere con la coscienza conservata e crisi focali che possono essere con la coscienza compromessa. Vi faccio vedere la classificazione non per dirvi, ma per dirvi che le dimensioni in cui la coscienza può essere disturbata o alterata in epilessia è veramente tanto. Questa è una crisi generalizzata che sta a rappresentare fondamentalmente un interessamento biemisferico, quindi sono delle crisi che hanno delle manifestazioni cliniche bilaterali e hanno una scarica che prende sia l'emisfero sinistro che l'emisfero destro. Contrariamente a questo, nelle crisi focali invece c'è solo un interessamento di un emisfero. Entrambe queste scarie, che sono tra di loro molto diverse, non dovete scendere nel dettaglio, sono in grado tuttavia di produrre delle alterazioni di coscienza precipue e caratteristiche che noi dobbiamo differenziare anche per una corretta diagnosi sindromica. Vi faccio vedere un primo caso, sperando che qui funzioni il video. Questa è una signora con epilessia parziale e vi faccio vedere che cosa succede. Lei avverte, io noto delle cose che non vi sottolineo perché mi va di segnalarvi soprattutto gli aspetti relativi alla coscienza. A un certo punto ha una sorta di modifica mimica, risponde, poi a un certo punto stacca i contatti con l'esterno, una sorta di stand-by, e sviluppa una serie di attività automatiche che hanno tutti un senso neurologico, perché seguono una determinata dimensione logica dell'evoluzione della scarica, quindi del reclutamento di aree cerebrali diverse. Vedete, continua a fare delle cose automatiche, ma fondamentalmente è totalmente assente. Okay? Questo è quello che si chiamava fino a poco fa rottura del contatto, che adesso si chiama ovviamente crisi con compromissione della consapevolezza. Questo per noi chiaramente si traduce in interessamento del lobo temporale. Questa è una signora che manifestava delle crisi con iniziale manifestazione di gastrica, che poi diventava una manifestazione gustativa in bocca e poi rompeva il contatto. E questo è legato per l'appunto al fatto che delle crisi possono propagare secondo una logica che è tridimensionale nel cervello e dare questa manifestazione. Questo è un altro caso invece di una ragazza che sempre durante l'elettroencefalogramma, quello che vedete è ciò che noi utilizziamo per la diagnosi delle crisi. Vedete lo split, da un lato c'è l'elettroencefalogramma, dall'altro c'è il video. Chiaramente dobbiamo correlare ciò che avviene clinicamente con l'elettroencefalogramma per identificare le crisi e soprattutto dove iniziano. Lei fondamentalmente si blocca. Non risponde, fa degli automatismi di trattamento,
parole test da ricordare come la memoria. Vi dico che non parlava, ci rimetterà un po' a riprendere perché era una crisi fondamentalmente temporale posteriore sinistra, quindi con interessamento delle aree del linguaggio. Sempre nell'ambito del, diciamo, delle crisi focali, questa è l'espressione frontotemporale, di nuovo la coscienza può essere variamente presa. Lei è un'altra donna, con epilessia farmacoresistente, comincia ad avere degli automatismi al volto, si tocca il volto, come se avesse del calore per cui si sventola, ha degli automatismi oroalimentari, come se succhiasse delle... Vedete che la coscienza apparentemente in parte conservata, quindi una restrizione nel campo di coscienza, ma per alcune cose lei continua a essere, anche se pure in modo non del tutto congruo, continua a essere in contatto con l'esterno, eppure in questo contatto ha una serie di attività automatiche di cui lei non si rende conto. Vedete che continuano imperterrite, chiaramente dirà dopo che si ricorda di aver avuto interazioni. Vi faccio vedere ciò che altro, cambiando luogo, anzi no, questo non ve lo faccio vedere perché è troppo lungo, ve ne faccio vedere un'altra, sempre con automatismi arcaici, in cui la coscienza sembra presa, anche se poi in realtà il soggetto è parzialmente in grado di rispondere a una attività automatica molto peculiare, che è un po' di arcaico perché tutto ciò che rimanda al cervello emozionale, fondamentalmente alla messa in gioco di alcune strutture che voi riconoscerete nella... nei vostri studi, che sono fondamentalmente il sistema limbico. Chi si occupa di questa materia lo deve conoscere particolarmente bene, quindi per noi ogni passaggio etologico ha un significato fondamentalmente. Vedete che lui continua a parlare, ma c'è questa condotta di suzione della camicia che rende un po' vi rende partecipi di questa dimensione di una coscienza che non necessariamente deve essere nello svenimento, ne deve essere una dimensione puramente esperienziale come quelle che avete sentito. Questo è un altro modo di essere incoscienti. E vi avvicina alla dimensione dello stato crepuscolare del primo sentito. Questo è uno stato di male epilettico. Io gli faccio fare delle cose test e lei continua a perseverare. Quello per cui è un sintomo frontale molto chiaro, un sintomo di liberazione frontale. E vedete che io gli richiedo di nuovo di rifare lo schema motorio per valutare quelle che sono per noi le parassie, cioè le capacità di pianificare un atto motorio, e vedete che succede, lei riparte con lo schema motorio precedente. Questo chiaramente sono delle note frontali, ma la cosa che mi andava di segnalarvi a proposito del stato crepuscolare, che questi è assimilabile allo stato crepuscolare, sono quelle dimensioni del disturbo di coscienza che oggi vanno sotto la codifica di stato di male non epilettico di tipo discognitivo. Chiaramente non ve lo faccio vedere, ma vi chiederete di me, sulla parte dell'elettroencefalogramma voi vedete che ci sono delle anomalie continue. Questa qui poteva stare anche giorni così, in una dimensione di ristretto campo della coscienza, con un'interazione sufficientemente conservata per quanto riguarda igiene personale, alimentazione, e fondamentalmente agli occhi dei familiari sembrava solo molto rallentata, con delle incongruenze di tipo prassico, cioè non riusciva a fare specifiche cose, soprattutto quando richieste. Questa non ve la faccio vedere perché è molto lunga e sarete stanchi, non fa nulla, è semplicemente una catatonia che però non è legata a un fenomeno puramente psichico, ma è legato a una scarica protratta nel cervello. Era stata ricoverata in psichiatria per tante volte questa, fino a che qualcuno non è venuto in mente di riconoscere le note atipiche, e quindi poi siamo intervenuti facendo la diagnosi di epilessia. Lei era particolarmente difficile questa signora perché aveva una lunghissima storia di depressione maggiore farmacoresistente, per cui era più che legittima la misdiagnosi, come dire. Che cosa succede? Vi ricorderete che in maniera molto elementare il cervello, la nostra veglia, la nostra coscienza viene sostenuta dalla regolare ascendente che ha plurime proiezioni al talamo e alla corteccia. Nelle crisi focali avviene questo, che se c'è una crisi del lobo temporale viene in qualche modo a propagarsi la struttura reticolare, che però a un certo punto spegne la corteccia, per cui in qualche modo si parla di questa network invasion hypothesis, in cui si può per l'appunto avere una deattivazione della coscienza. Come voi fate a vedere queste cose? Oggi si può vedere abbastanza bene in moltissime patologie, inclusive le psichiatriche,
così può vedere studiando quello che si chiama il default network, cioè quelle aree cerebrali che si immagina essere sottese ai contenuti di coscienza. Vi faccio vedere qualcosa in merito dopo le generalizzate, cioè questa. Guardate sempre a sinistra, io un ragazzo che respira profondamente, vedete il tracciato sta per cambiare, vedrete comparire una scarica, il tecnico si rende conto che il ragazzo ha qualcosa con l'elettroencefalogramma. Perfetto, risponde dopo che la scarica è passata. In quella frangente, in quel frangente che avete visto, questo ragazzo è pressoché congelato. Cioè, ma che succede? Perché diventa in qualche modo il nostro cervello in grado di andarsi in stand-by? Ve lo faccio vedere rapidamente, perché esistono delle aree cerebrali, quelle che adesso sono molto di moda, che si chiama default mode network. Prima si ragionava di neuroscienze e questo è assolutamente rende tutti omogenei, psicologi, neurologi, psicanalisti, perché in realtà è qualcosa che attiene alle dimensioni anatomo-fisiologiche della coscienza. Questa struttura, quelle strutture che vedete, perché in realtà sono molte, tra altre cose questa qui è la parte posteriore, il PCC sarebbe il precuneo, quindi parliamo di corteccia parietale mesiale, è quella che se noi stiamo aperti, stiamo a riposo, ad occhi chiusi, a progettare il nostro futuro, a ragionare su noi stessi, quindi fare una sorta di introspezione, è quella che è tonicamente attiva in questo stato. Curiosamente, quando apro gli occhi e mi metto a fare qualcosa, questo si deattiva e si deattiva anche nel caso delle scariche epilettiche. Se io chiedo, apri gli occhi e comincio a fare questo, automaticamente solo essere ingaggiati da questa task motorio mi fa deattivare quella zona. In qualche misura questa viene considerata ad oggi, detto molto in soldoni, la base teorica, perlomeno le basi anatomo-fisiologiche, di quella che si chiama la self-awareness, cioè la dimensione della coscienza di sé. Quando vengo ingaggiato da altri stimoli, vado in gioco con altre aree che sono quelle che vengono riconosciute essere sottese alla external awareness. Chiaramente, questa situazione qui, queste strutture vengono deattivate quando c'è la scarica epilettica, cioè quando c'è la scarica epilettica fondamentalmente spengo la corteccia, perlomeno quelle zone di corteccia che sono sottese alla coscienza di sé. Questo chiaramente ormai è acclarato, uno splendido lavoro di Dutrat definitivamente, che durante la scarica d'assenza si attiva il talamo, si deattiva per l'appunto il default mode network, e ovviamente questo è ciò che è alla base oggi teorica della disordine di coscienza. Esiste una letteratura anche sulla parte psichiatrica, perché chiaramente il default mode network si studia in tante cose, io come Fabio Di Fabio lo stiamo studiando in un modello genetico di schizofrenia che starebbe in direzione del cromosoma 21, non so se chi è avvezzo a sindromi genetiche, che sarebbe la sindrome di Giorgio. Chiaramente che cosa produce questo? Perché dice, si parla di crimini epilettici? Perché, come vi dicevo prima, moltissime sono le condizioni in cui da Cogni in poi è stata evocata l'epilessia, per cui si discute come documentarmente. Sono situazioni molto difficili, ma da dove partono? Da parte del fatto che i disturbi di coscienza nella legge possono determinare tutta una serie di condotte preoccupantemente pericolose, dall'omicidio fino ovviamente al suicidio, piuttosto che le aggressioni, ma anche cose molto più banali, come ad esempio gli incidenti d'auto. Guardate, qualsiasi cosa che sembra un video su YouTube che abbia a che fare con la dinamica strana di un incidente, ultimamente c'è stato un tir, non so se vi ricordate, sono sempre, quasi sempre legati a fenomeni di crisi epilettiche, perché moltissimi sono quelli che non se ne fregano e continuano a guidare, anche se non potrebbero, fino a situazioni, quindi la guida pericolosa, piuttosto che alcune situazioni di pubblica decenza, quindi condotte che durante l'alterazione di coscienza possono essere disdicevoli o comunque non accettabili per il comune senso del pudore. E questo vanno dal linguaggio sceno piuttosto che a delle situazioni, vi farò vedere, in realtà qui non ce l'ho, però in alcune condizioni lobo frontale, per esempio, è molto frequente la manipolazione dei genitali oppure i movimenti copulatori del bacino. Chiaramente se lo fai in metro e la gente è legittima a pensare che magari tu sia per l'appunto un maniaco che sta facendo degli atti osceni.
chiaramente da quando è che parte questo cervello è molto 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 antico ormai, perché questa è una delle prime corrispondenze sul British Medical Journal, in cui nel 1877 venne riconosciuta questo caso di Frederick Treadway, che praticamente la difesa, siccome c'era stato un omicidio in questa zona di Londra, a Pimlico, fondamentalmente si riconobbe a questo signore che aveva ammazzato un altro, che era John Collins, questo è molto famoso per chi si occupa di psichiatria forense, venne riconosciuto per l'appunto che durante un accesso, qui la chiama epileptic vertigo, aveva, dice, era diventato automaticamente come una nera macchina e quindi non sapeva quello che faceva. Per cui di qui si aprirà poi l'antologia, chiaramente non devi dirvi che gli stati crepuscolari sono stati già descritti molto prima, però in qualche modo quando la epilessia comincia a fare giurisprudenza da questo periodo, chiaramente di lì tutta una serie di dimensioni anche di sofferenza dei pazienti, perché viene presa per l'appunto in esame tutto ciò che è azione inconscia automatica dopo l'attacco epilettico. E chiaramente di lì in avanti si andrà, inutile citare voi Lombroso, che conoscete meglio di me, però ovviamente tende a definire in alcuni contesti precisi che alcune epilessie, soprattutto gravi, se farmaco resistenti, accessi di suicidio automatico, irresistibile impulso a ferimenti, omicidi e violenza sessuale. Chiaramente Lombroso sottolinea anche che possono essere strettamente legate alle crisi epilettiche, ma possono anche far parte, in quel contesto specifico sindromico, della psicopatologia che spesso è alterata nei soggetti con epilessia. Non vale per tutti, oggi però sapete che la comorbidità, soprattutto nelle forme farmacoresistenti, c'è una strettissima relazione. Chiaramente ci sono altre dimensioni della, diciamo tra virgolette, del legale o medico legale, che sono per l'appunto l'esibizionismo, che lo si può vedere tranquillamente sia nelle crisi del lobo frontale che del lobo temporale, per cui si possono avere delle manifestazioni genitali e sessuali che a prescindere dalla componente, diciamo, vegetativa o emozionale per il soggetto che le vive, perché esistono per l'appunto delle crisi che possono dare delle manifestazioni orgasmiche vere e proprie con un contenuto viscerale, un contenuto emozionale del soggetto, ma alcune altre crisi si traducono col comportamento motorio di qualcosa di sessuale, come vi dicevo prima, della manipolazione dei genitali. Chiaramente esistono casi in cui sono stati imputati, in questo caso, alle assenze, per esempio dei furti non voluti. Questo è il caso di una signora che finisce in un forum perché fondamentalmente viene beccata mentre rubava dei make-up in un boutique, per cui automaticamente parte tutta la dissertazione che l'aveva fatto durante una crisi di assenza, che è quella che vi ho fatto vedere del ragazzo. Ovviamente posso andare avanti, perché questo capita frequentemente. Noi pure abbiamo un paziente che aveva un'epilessia gravissima nel lobo frontale, che durante era stato fermato dai vigili, lui aveva avuto una crisi e lui era un insegnante di karate, gli aveva spaccato un braccio ai vigili, chiaramente venne compreso in resistenza pubblica ufficiale, e quello invece era nello stato confusionale post-critico. Chiaramente questa è cronaca recente, questo ha fatto il perito un mio collega di Pavia, che farà cronaca questo perché era recidivo il paziente. E chiaramente non si conosceva che fosse epilettico dopo quando è stato preso, quindi ha buttato giù un po' di persone provocando la morte, tra l'altro. E quindi questa è una cosa molto molto frequente. Dici, ma che cosa può essere legato? Innanzitutto al disturbo di coscienza di cui un paziente non è consapevole. Tale inconsapevolezza, per esempio, c'è qualche scelerato che guida pur sapendo di avere le crisi e pur sapendo di non poter guidare, ma ci sono altre situazioni, e ve ne ho portate alcune, in cui si può non essere coscienti di quello che succede, o per improvvisa amnesia legata alla scarica epilettica che arriva, mi cancella le tracce amnesiche a livello temporomisiale, oppure proprio perché non sono, come diciamo, subcliniche, cioè non danno manifestazione al soggetto e se ne accorgerebbe solo un ricercatore se gli fa vedere in quel momento i tempi di reazione. Questo addirittura era uno del nostro lavoro che pubblicato qualche tempo fa, non scendo del dettaglio, questo seghettamento qui è una crisi temporale sinistra,
E lui riferiva di star bene, cioè aveva moltissime crisi, però lui non era assolutamente consapevole. Queste sono viste con l'elettroencefalogramma delle 24 ore, quindi facendo il monitoraggio Holter si vede questo. Questo è fantastico, che a un certo punto, leggendo uno di questi dati, perché referto anche nella pratica clinica l'elettroencefalogramma delle 24 ore, questo tipo io vedo questa scarica elettrica che vedete qui, non scendo nel dettaglio perché è fuori dalle vostre competenze. Quando sul diario questo signore mi riferisce, tu dici, guarda, stavo guidando la macchina, che è proprio tranquillizzante. Questo è, poi tra le altre cose, è uno della costiera amalfitana, guarda, quando vengo giù che sono state strette, ti chiamo prima, così vedo tu mi sei collocato. Chiaramente di lì, come vi dicevo, si apre tutta la discussione, questo è uno dei più vecchi, riguardo alla responsabilità degli epilettici nel piccolo male, quindi nelle assenze, e quindi poi si continuerà con tutta una serie di aspetti di responsabilità criminale e aspetti medico-legali che proprio vi posso argomentare bene la parte, beh, almeno ci provo, la parte più squisitamente fisiopatologica, ma sicuramente non quella legale. Alcune cose le avete sentite, vanno annoverate quindi questi fenomeni epilettici tra le dimensioni che vanno, come dire, a essere di interesse di Giordano tutti i giorni, di chi occupa di neurologia come l'altro. Dice, ma che cos'è che può darci la circostanza del crimine dei pazienti epilettici? Innanzitutto, vi dicevo prima, la compromissione della coscienza durante la crisi, i movimenti sia i fenomeni motori che gli automatismi critici, le manifestazioni, diciamo, affettive, perché alcune situazioni di reazione alterata al contesto vengono legate dal fatto che è, come dire, c'è una problematica emozionale discognitiva che magari ti pone in grande allarme, per cui tu, pur non volendo, reagisci male. Poi ci sono, e queste sono piuttosto insidiose, le confusioni post-critiche, quindi dopo la crisi, la psicosi dopo la crisi, e poi c'è, ma qui non ne parlerò, tutte le comorbidità psichiatriche, le psicosi interettali. È inutile dire che, per esempio, nelle confusioni post-critiche, nelle psicosi post-critiche, si ricordano, e alcuni me le ricordo pure io, sia soprattutto suicidi. Ma questo mi sto spostando nell'ultima fase, sperando di recuperare un po' di tempo per chi è stanco, a che cosa può essere legata questa situazione in cui il paziente epilettico, ora normale dal punto di vista psicopatologico, può essere esposto a quest'atto? Perché esistono dei sintomi psichiatrici che possono essere critici e pericritici, quindi durante la crisi, subito dopo, e intercritici. Vi faccio vedere come tendono a clusterizzarsi. Voi sapete che c'è una fase intercritica, cioè quella in cui il soggetto può essere assolutamente normale, c'è una fase della crisi e poi c'è la fase della post-critica. Qui si possono, i disturbi psichiatrici possono essere correlati a ognuna di queste fasi, e poi ci sono altre dimensioni che possono essere prese tutte insieme, e altre dimensioni che, per esempio, è quella che va sotto il nome di normalizzazione forzata, sono quelle psicosi che vengono evocate delle volte dalla una terapia risolutiva, cioè dal farmaco antipilettico spariscono le crisi e peggiora drammaticamente il comportamento fino alla psicosi. Per chi non lo sapesse, magari sono dei ragazzi che può essere carino ricordarlo storicamente, la base teorica dell'elettroshock, questo, che mi rendo conto, in questa sede faccio la parte dell'organicista Diego, però mi tocca, nel senso che c'è un rapporto inverso tra come vanno le crisi epilettiche e come va la psiche. È chiaro che ovviamente lo spunto è stato lì di Bini e Cerretti quando si sono inventati l'elettroshock. Una volta non c'era elettroshock, ma toglievano i farmaci antipilettici, lo bromuro, lo facevano convulsivare e quello si svegliava come nuovo. E poi ci sono, questo molto frequente, i pazienti che operiamo per le epilessie farmacoresistenti possono andare incontro ai sintomi di nuovo e spesso qui devi stare attento alle idee suicidarie e ai suicidi, purtroppo. Questo vale anche per altre condizioni. Vedete che qual è la semiologia cognitiva e affettiva? Cioè, per dire, ma che fa? Le crisi posso far tutto? Esattamente, con tutto ciò che mi viene in mente di asse psichico e cognitivo, le crisi la può riprodurre. Tutto ciò che vedete scritto, dalla banale dicevo fino alle dissociazioni, le psicosi, si può avere di tutto. Questo chiaramente che cosa possono produrre? Possono produrre delle situazioni abnormi che in determinati contesti possono esporre poi a situazioni di rischio sia per il paziente che per gli altri. Chiaramente le crisi focali possono avere, quando si parla di questo, spesso e volentieri sono le crisi focali, ovviamente, non quelle generalizzate.
sono molto brevi, durano pochi minuti, sono stereotipati e fuori contesto. Questa è la linea guida per riconoscere un attimo. Alessandro, ci scambiamo un po' di pazienti riguardo a questo e ogni tanto ne becchiamo. L'altro giorno ne ho beccata una, per l'appunto, battezzata come crisi di un paziente, una borderline con disturbi psicogeni, invece in realtà avevo un'ansia accessuale di natura epilettica, proprio documentata anche in quel caso. Sono stato fortunato perché gliel'ho ho beccato molte crisi durante l'elettroencefalogramma delle 24 ore. Chiaramente possono essere associati a automatismi e la confusione post-clinica è di durata variabile. Chiaramente possono evolvere alterazioni di coscienza e genesi generalizzate. Chiaramente non mi soffermo perché sarete stanchi, chiaramente ci può essere un po' tutto rappresentato, qui ve li ho riportati secondo le evoluzioni della crisi, per cui andiamo agli disturbi di coscienza, tutta la parte affettiva, emozionale, piuttosto che l'umore, piuttosto che nella fase post-critica, vi segnalo solo questo, vedete, confusione, amnesia, violenza e resistenza, e poi ci sono tutta una serie di cose che chiaramente possono portare al delirio negli atti violenti, soprattutto nel post-critico. In altri termini, immaginate che quando c'è una scarica epilettica il cervello rimane un po' perturbato, ovviamente, perché c'è un'alterazione dell'elettrogenesi, in quel momento sono in grado di fare qualsiasi cosa. Quella più frequente di queste situazioni è sicuramente l'ansia. Chiaramente si può produrre un'ansia, una paura, è inutile dire, per chi conosce questo tipo di anatomia e di fisiologia, che sono crisi prevalentemente temporomesiali. Vi ricordate che l'ippocampo e la amigdala stanno molto vicini alla comunicazione cerebrale, per cui queste cose sono legate a questo. Vado rapido, perché questo mi serve ovviamente di meno. Invece vi faccio vedere quello che vi dicevo prima. Queste sono in maniera molto sommaria le aree coinvolte. Inutile dirvi che sono quasi tutte del sistema limbico, il fronte orbitrario, il temporomesiale, il giro del cingolo e il frontale dorsolaterale. Chiaramente l'interessamento delle strutture limbiche può produrre tante alterazioni, sia di tipo comportamentale, motorie, psichiche e fenomeni esperienziali, ma non mi soffermo più di tanto. Chiaramente queste vado avanti perché sarete stanchi. Chiaramente in psichiatria, o meglio in epilessia, chi si occupa di questi aspetti cerca anche di lateralizzare i sintomi e di dare un valore addirittura localizzatorio. Per cui a secondo di ciò che potete trovare dal punto di vista fenomenologico, si cerca di dare un contenuto di tipo loco-regionale. È un po' la differenza che fa lo psichiatra con il neurologo. In questo siamo un po' frenologi in termini di questo, torniamo un po' indietro, anche se poi sapete che sono tutte condizioni legate ad alterazioni di network. Vi faccio vedere, questa era una persona che aveva un'ansia critica con una displasia, e questo vi faccio vedere semplicemente che era un soggetto che aveva una strana ansia prima delle crisi e poi poteva avere, si svegliava di colpo, aveva una diversione del capo degli occhi e degli automatismi complessi gestuali. Ve lo faccio vedere perché sarà una forma resistente, ve la voglio far vedere soprattutto per alcuni atti motori. Che lui, il laboratorio della cosa, avverte l'ansia, si aggrappa come un meccanismo di paura e vedete che tende ad avere questo movimento del bacino che gli anglosassi chiamano pelvic thrusting, per noi sarebbero i movimenti copulatori. Sapete che una serie di pattern motori della condotta sessuale sono già scritti a livello del gyrus cingoli, quindi sono quelli che si chiamano i pattern motori centrali, no? Quindi automaticamente noi abbiamo un continuum tra le condotte animali e quelle umane, lo sviluppo e quella parte più arcaica. Immaginate se uno vede fare questo movimento del bacino, lui questo lo fa, ma solitamente tende a manipolarsi i genitali, chiaramente può essere una condotta sgradevole. Questa, vediamo se si sente, questa non andava, non ve la faccio vedere. Era per dirti un soggetto che usciva da una grossa alterazione, una crisi ipermotoria, al lobo frontale, ed usciva da questa crisi con una bestemmia micidiale, che si sente, quindi non ve la faccio vedere perché non va il video, e aveva un disturbo psicotico vero e proprio, tant'è che era stato seguito per anni in ambito psichiatrico, perché le crisi frontali, spesso e volentieri quelle ipermotorie e ipercinetiche, tendono ad occorrere principalmente di notte, quindi e sono in classe, quindi tante crisi fondamentalmente con una condotta abnorme. Perché ciò
Ah, questo ve lo faccio vedere, che è un video pubblicato su Neurology a proposito delle condotte violente. Queste sono quelle persone che nel Medioevo venivano sul rogo in quanto streghe, invece sono delle crisi del lobo frontale dove per l'appunto vengono la scarica impressa, quelle aree frontomesiali che sono supplementari motori soprattutto del giro del cingolo. Per voi non ha senso la logica motoria, io la logica ce la necessariamente ce la vedo. Sono quelle che sono state eseguite per anni come crisi isteriche. Termine sparito dalla vostra nosografia, è sparito pure il disturbo di conversione, però prima venivano prese per queste. Devo dire, la diagnosi differenziale continua a essere la cosa più difficile tra queste condizioni. Devi registrarle. Questa è una storia abbastanza triste perché si stava per sposare, ma non aveva detto al futuro marito che aveva le crisi epilettiche, per cui l'ha lasciata, non so quale si è sposata, non ti sono. Quindi non è una molto bella. Vado direttamente a terminare. Come? Si può votare la più perfetta rispetto allo stigma. Deve essere un deve essere il nobile di tutto. E niente, quindi vabbè, non mi soffermo sulla psicosi post-critica, perché può avere molti elementi, ci sono dei fattori di rischio, era semplicemente per dirvi che. Se vedete le grandi serie, durante la piccola sarebbe questa la psicosi post-critica, piuttosto che la interictala, vedete che tutto sommato sono pochi ma sono rappresentati abbastanza bene sia le condotte violente che tentati suicidi. Quindi non è un problema, diciamo, totalmente campanilare, anche se molto spesso, proprio per, tra virgolette, l'interesse forense, siccome sono degli argomenti che vengono un po' presi ad arte per le difese estreme, e ovviamente questo può creare dei problemi. Vado a concludere. Ovviamente la coscienza e i disordini della coscienza di epilessia sono un concetto molto dinamico. Cercate di rappresentarvi le sfumature perché sono infinite e possono essere sia da interessamenti di network molto focali sia da interessamenti di network più estesi. Voi immaginate che la transient epileptica amnesia, quindi parliamo di amnesia pura epilettica, è unicamente una scarica epilettica concentrata sulle strutture temporomesiali. Quindi basta anche poca struttura cerebrale che venga coinvolta per dare questi problemi. Chiaramente i fenomeni psicocognitivi possono essere espressioni di crisi focale. Ci sono questi aspetti clinici evidenti che possono far parte, come dicevo prima, di un network cortico sottocorticale, come sono tutti complessi fenomeni di tipo psichico, e chiaramente possono esserci tutta una serie di manifestazioni, come avete visto, che sono legate alla fase critica, alla fase post-critica e chiaramente in modifiche anche della parte intercritica del comportamento. E poi una cosa importante, i crimini epilettici contengono un vario spettro di situazioni legali. Fortunatamente quelle più scabrose, cioè gli omicidi e gli atti violenti, sono comunque la parte minoritaria. Vi ringrazio per l'attenzione.